ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Dalla danza caraibica alla ginnastica, passando per il Pilates, l'autodifesa, fino ad arrivare al tiro con l'arco. Questi sono solo alcuni degli sport, la maggior parte a corpo libero, che il progetto Sport nei Parchi porterà a partire dal 22 luglio a Largo Berdini, nel giardino dell'Osservatorio Astronomico di Castellano a Sant'Elpidio a Mare, che nel weekend diventerà un'isola di sport gratuita per tutti. Le vere protagoniste di questo programma sportivo sono le società, 6 in tutto, provenienti anche dai comuni limitrofi, che durante la settimana possono usufruire del parco di Castellano per le loro attività con gli iscritti, mentre nel weekend dovranno organizzare pratiche sportive gratuite rivolte ad ogni target di età, creando una sorta di cittadella dello sport dove tutti possono partecipare. È un progetto molto importante che è nato in un momento difficile per tutti noi sotto pandemia, e da un accordo siglato tra Sport e Salute e ANCI nazionale, un progetto che vuole creare un nuovo modo di fare sport all'aria aperta, valorizzando le aree verdi e creando delle vere e proprie cittadelle dello sport, palestre a cielo aperto. È un progetto che nasce con due diverse linee di intervento, una che prevede l'allestimento di parchi con attrezzatura fissa, l'altra come questa che stiamo festeggiando oggi, che prevede invece un allestimento con attrezzatura removibile, dove sono le ASD selezionate con bando che animeranno questi spazi mettendo a disposizione la propria competenza e facendo sì che la cittadinanza possa partecipare attivamente all'attività sportiva gratuitamente, dai bambini agli adulti, ai diversamente abili, creando anche un'opportunità di socializzazione e di inclusione. Il calendario è consultabile nel sito del comune ed è organizzato fino ad ottobre. Dopo una pausa invernale, il progetto ripartirà con i primi caldi del 2023.